Quindi cominciamo subito. Miglior vino bianco, nomination all'Alto Adige, Terlano, Sauvignon Liebenaich 2010 di Manicor. Presente il conte Michael Goss Enzenberg. Eccolo che arriva. Buonasera. Con lui Duttun 2008 de Vie de Romance, Gianfranco Gallo. Eccolo qui con noi, una cantina, un mito. Terza nomination, Dertona Timorasso Sterpi 2009 di Vigneti Massa. Presente Walter Massa, proprietario ed enologo. Ciao Walter. Valterino nostro, Gagliardo e Tosto. Ci siamo. Parliamo del vino bianco, il miglior vino bianco, Oscar 2012, va a Duttun 2008, Vie de Romance. Questa è squadra, vedi, questa è squadra. Bellissima squadra, proprietari e enologi. Insieme. Questa è squadra. Eccoli. Gianfranco Gallo, miglior vino bianco. Laggiù dove si fa il bianco per antonomasia, essere migliore, essere Oscar, credo che sia un privilegio veramente raro e ve lo meritate. Sì, non laggiù, lassù, siamo lassù, in Friuli. Laggiù, ma lassù. Beh, la grande fortuna di essere una regione veramente vocatissima per i vini bianchi. Questo premio mi onora, onora me, onora la mia famiglia, ma soprattutto onora tutto lo staff, tutte le persone che in azienda veramente in modo veramente creativo, impegnato, si adoperano per la produzione del vino. Vino bianco che in realtà rappresenta a volte nel scenario dei grandi vini mondiali un po' la parte, aspetta la parte della Cenerentola, visto sempre come un vino più semplice, meno impegnativo. In Italia anche noi raggiungiamo questi livelli altissimi. Veramente anche nei vini bianchi, e qui culturalmente dobbiamo lavorare un po' di più per presentare questa grande nostri vini bianchi. È un impegno concreto sicuramente dell'Associazione Italiana Sommelier, di Decanter, per quello che posso fare. Lo faremo. Assolutamente. Ringraziamo Duttun 2008, Vie de Romance, Gianfranco Gallo, Oscar del Vino per il miglior vino bianco.